il secondo di due seminari dedicati a questo tema della guerra. Questo ha per titolo Guerra tra teoria e prassi, la guerra nello scenario contemporaneo. Nella mia qualità di coordinatore del CESE, io voglio ringraziare i nostri due relatori, il professor Stefano Bernini e il professor Michele Chiaruzzi. In verità, oltre a loro, io sono molto lieta di ringraziare gli organizzatori, la vera anima di questo seminario, questo Rolling Seminar, per dire così, anche perché è fatto solo di due appuntamenti, e cioè Gian Giuseppe Pili e Federico Leonardi del CESEP e anche di altri centri, ne siamo polivalenti. Grazie perché avete dato questa grande occasione a tutti noi per riflettere su questo tema, e davvero questo è un momento di grande soddisfazione per me, perché vedo, insomma, quando le organizzazioni emanano, diciamo così, dai membri, dagli studenti, dai ricercatori, risultano occasioni sempre più sentite, più appassionate. Quindi a voi la parola, magari già Giuseppe, se lei vuole fare una parola per spiegare la sua idea, l'idea originaria di questo piccolo seminario è presente, poi diamo la parola ai relatori. Sì, grazie. Innanzitutto, vabbè, vi ringrazio tutti per essere venuti, in particolare Stefano Bernini e Michele Chiaruzzi, che hanno accettato questa sfida particolare, insomma, che d'altronde, nonostante sia uno dei temi più noti e più trattati nella storia, probabilmente, in tutti i sensi, no? Però in realtà in facoltà, in particolare di filosofia, in realtà lo studio analitico dedicato alla guerra è poco o nulla, come io stesso ho avuto modo di scoprire. Con Federico Leonardi ci siamo scoperti amanti di questa, studiosi di questa disciplina, che è esoterica in realtà, perché ancora forse non se ne fa abbastanza, e per cui abbiamo deciso di organizzare un duplice seminario dove abbiamo esposto la guerra sotto quattro angolature diverse. Federico si è occupato della guerra vissuta nella realtà da parte dei combattenti, quindi un aspetto più psicologico. Invece io mi sono occupato più della congiunzione tra strategia e storia nelle attività militari, di come la storia sia fatta e sia l'oggetto di riflessione allo stesso tempo, sia da parte di chi la storia la fa e da parte di chi invece la storia la deve studiare e capire. E quindi oggi veniamo un po' alla quadratura di questo cerchio ideale, questo quadrilatero, okay, che cerchio, con Stefano Bernini, che si occupa della io non riuscirò mai a imparare la facoltà pontificia. Pontificia Facoltà Teologica, San Bonaventura. San Bonaventura. La prova ontologica. Perfetto. che ci parlerà della relazione, diciamo così, si occupa in generale è stato innanzitutto, diciamo, l'autore del primo lavoro di filosofia della guerra che ci sia stato, praticamente, quasi in generale, diciamo. Però è ancora oggi uno dei pochi lavori che si esistono unicamente su questo tema, che ci parlerà, insomma, della visione della guerra nello scenario contemporaneo dal suo punto di vista. E lo stesso Michele Chiaruzzi, che invece si occupa di relazioni internazionali all'Università di Bologna. Okay. Quindi a questo punto abbiamo cercato di dare una panoramica nei limiti di tempo e spazio che è possibile avere, ma più o meno esaustiva. Quindi vi ringrazio tutti, ringraziamo la professoressa Sala, il CESE, per tutti quelli che ci hanno sostenuto, che non sembrano, sono diversi le persone. Quindi io direi che lasciamo la parola ai relatori. Chi? Innanzitutto voglio ringraziare la professoressa Sala per l'accoglienza e per l'ospitalità in questa sera, in questa facoltà. Quando il dottor Pili mi ha invitato a partecipare a questo seminario, per me è stato un po' un ritorno ai vecchi amori, forse sarebbe meglio dire un ritorno sul luogo del delitto, considerati i trascorsi, anche perché io da
oltre 15 anni non mi occupo più di filosofia della guerra, in particolare di epistemologia, quindi parliamo della seconda metà degli anni 90, anche perché poi per ragioni professionali mi sono dovuto e voluto occupare della guerra, quella più prosaica, quella combattuta, quella effettiva, sia dal punto di vista effettivo, sia per quanto riguarda quella effettiva, anche per quella latente. E quindi diciamo che spero mi perdonerete se nel frattempo il mio arsenale epistemologico, filosofico si è un po' arrugginito. Allora, diciamo che un'analisi di quella che è l'invarianza transepocale e transculturale della guerra, e questo un po' come avviene, può avvenire un po' per tutti gli oggetti di indagine, possiamo adottare una griglia interpretativa che è costituita da una coppia di domande, ovvero che cos'è la guerra e perché è la guerra. E diciamo che una, da un certo punto di vista, sintetizza l'aspetto eziologico, l'altra quella ontologica, ontologico rispetto all'oggetto di studio. E in parallelo possiamo anche adottare un criterio darwiniano antropologico e chiederci, tra la pace e la guerra, quale delle due soddisfi maggiormente le necessità adattive. E per altro verso, adottando un criterio invece più squisitamente filosofico, possiamo considerare la guerra nel suo rapporto imprescindibile con la politica. Chiarisco subito che in entrambi i casi lo sfondo su cui si snoda questo percorso è quello del realismo politico e del materialismo. Allora, possiamo cominciare col chiederci perché la guerra, e il primo scenario che fa da sfondo a questa domanda è costituito dalla natura. Ora, praticamente tutte le scienze umane, diciamo, per oggetto l'uomo, sia quelle fisiche che quelle dello spirito, si sono sbizzarrite nel corso degli anni, dei decenni, a produrre teorie che spiegassero le cause della guerra, solitamente andandole a rintracciare chi più chi meno a seconda dei rispettivi integralismi nel proprio oggetto di studio, cioè l'uomo. E tutte queste discipline si sono poste una stessa domanda, ovvero: l'uomo è aggressivo per natura? E tutte si sono date la stessa risposta affermativa, però partendo da posizioni, arrivando anche a conclusioni a volte che diametralmente opposte. Qui considererò le posizioni nella loro versione, diciamo, più radicale, più integralista, non perché non ci siano anche versioni più tolleranti, ma perché diciamo quelle più radicali in qualche modo fanno emergere più chiaramente, anche se a volte più semplicisticamente, quello che è il punto di partenza e di arrivo di questi approcci. I neurofisiologi indicano in un'area del cervello, che è il sistema limbico, la sede dell'aggressività, e questo in relazione in particolare all'inibizione di un neurotrasmettitore, che è la serotonina, e all'incremento di un ormone maschile, che è il testosterone. E qualcuno ha voluto ricondurre a questi fondamenti biologici l'origine dell'aggressività e quindi l'origine della guerra. Come neurofisiologi, Freud ha cercato l'origine della guerra nell'individuo, però non dal punto di vista materialistico, questa volta partendo da istanze di carattere psicologico. E in un primo tempo ha considerato l'aggressività come una manifestazione, diciamo, dell'aggressività frustrata, di istanze, diciamo, frustrate nel corso dell'infanzia, per cui in quest'ottica la guerra sarebbe una forma, diciamo, socialmente organizzata di questa aggressività. In un secondo tempo, probabilmente sull'onda della tragica esperienza della Prima Guerra Mondiale, proprio in un carteggio con Albert Einstein, che è stato significativamente pubblicato con il titolo Perché la guerra, ha identificato l'origine della guerra in una pulsione di morte, il cosiddetto Thanatos, che sarebbe una forza motrice volta alla distruzione e all'autodistruzione. Ora, sia la neurofisiologia che la psicoanalisi, ripeto, nelle
loro versioni integraliste, perché poi ci sono versioni più mediate, pur fornendo a questo quesito risposte spesso incompatibili, anche se sono cercate, si sono anche trovati dei punti d'incontro, però di fatto commettono gli stessi errori. Uno, peccano, diciamo, di soggettivismo, perché appunto cercano la soluzione nell'individuo, andando ad ignorare quelle che sono le condizioni oggettive che spingono l'uomo a combattere. Per cui l'uomo appare una sorta di irrazionale animaletto agito ora da sostanze chimiche e biologiche, ora da oscure pulsioni inconsce. Per altro verso, confondono la causa con il mezzo. Infatti è innegabile che l'uomo abbia una disposizione innata all'aggressività. Tra l'altro l'inibizione della serotonina, il testosterone, l'adrenalina sono sostanze anche oggettivamente riscontrabili. Però questo non vuol dire che siano loro all'origine dell'aggressività e quindi della guerra. Si tratta di sostanze che vengono prodotte dall'organismo anche per far fronte a situazioni di emergenza, di stress. E sicuramente la guerra è, però in questo caso, per dirla un po' con Aristotele, si confonde la causa efficiente con la causa materiale. Voglio dire, noi tutti mastichiamo con i denti, però certo non sono i denti la causa del nostro appetito. A puro titolo d'esempio, il testosterone, sapete, è un ormone maschile che è prodotto dai testicoli, e i due più importanti generali dell'esercito di Bisanzio, del potente esercito di Bisanzio, Belisario e Narsete, erano entrambi eunuchi. Quindi questo la dice lunga sul rapporto causa-effetto. E arriviamo poi ad un terzo errore, che poi di fatto è un corollario del secondo, ovvero invertono il rapporto causa-effetto. Infatti spesso si confondono gli uomini che dichiarano la guerra, e quindi diciamo da un punto di vista squisitamente intenzionale che la causano, con gli uomini che poi la combattono effettivamente. Di fatto i capi di Stato, i generali che pianificano la guerra e che la dichiarano, non hanno bisogno di neurotrasmettitori o di istinti omicidi per valutare quello che è un interesse politico, strategico, economico per avviare un'operazione militare, poi per muovere le bandierine sullo scacchiere. Diverso il discorso per i soldati, ovvero per quelli che materialmente devono combatterla, quindi affondare nel fango delle trincee o nella sabbia del deserto. E loro sì che invece hanno bisogno di ormoni e di istinti omicidi. E poi quando questi vengono a mancare, o comunque non ce ne sono in sufficienza, allora si interviene artificialmente dall'esterno. Da un punto di vista psicologico, la propaganda e la retorica militare vanno proprio a soddisfare non solo questa, ma anche questa necessità. Per quanto riguarda l'aspetto più brutalmente fisico-biologico, sappiamo che soprattutto nelle guerre moderne, ma anche nell'antichità, si è fatto ampio ricorso a droghe, alcol e ultimamente anche agli ormoni. Quindi diciamo che in definitiva, prima si dichiara la guerra e dopo si producono quelle sostanze e si esaltano quelle pulsioni o quegli istinti che permettono di combatterla. Tra l'altro poi, secondo la teoria evolutiva di Darwin, è l'ambiente che seleziona gli individui che sono più in grado di adattarsi, e questi poi trasmettono le proprie caratteristiche adattive ai loro discendenti tramite i geni. Ora, considerate le tendenze aggressive dell'uomo durante tutto l'arco della storia, è lecito supporre che l'aggressività sia una facoltà ereditata geneticamente con una funzione adattiva. E se, come sostengono i teorici del darwinismo sociale, la vita si fonda sulla competizione, a questo punto, a parità di condizioni, diciamo che gli aggressivi sarebbero meglio equipaggiati degli altri. Peccato però che i darwinisti sociali dimentichino un altro tratto fondamentale della natura umana, che è la socialità, quindi con il corollario della collaborazione, quando non addirittura della solidarietà, che è implicito. Un antropologo americano, statunitense, Marvin Harris, ha sostenuto, cito testualmente: ovviamente la capacità di divenire aggressivi e di muovere guerra fa parte della natura umana,
ma il modo e il momento in cui ciò avviene è controllato dalle nostre culture piuttosto che dai nostri geni. È proprio l'antropologia che va a definire il secondo scenario che fa da sfondo alla domanda perché la guerra. E con l'antropologia passiamo, infatti, dalla natura alla cultura. La chiave di lettura per leggere la guerra alla luce dell'antropologia è, a mio sindacalissimo giudizio, il materialismo, e in particolare il materialismo culturale per come è stato formulato proprio da Marvin Harris. Ora, il materialismo individua le cause della guerra nelle risorse economiche e nella pressione demografica. Sono due fattori evidentemente interrelati e, diciamo, in particolare sono collegati da un rapporto di proporzionalità inversa. E quanto più aumenta la pressione demografica, tanto più diminuiscono le risorse disponibili, e quanto più aumentano le risorse disponibili, tanto più diminuisce la pressione demografica. Ora, per quanto riguarda le risorse, la guerra può avere origine proprio dalla duplice necessità di accaparrarsi dal danno degli altri e di difenderle dalla predazione degli altri. Per quanto riguarda l'aspetto propriamente demografico, la guerra può operare come regolatore demografico, anche se in maniera non univoca, perché di fatto spesso la guerra comporta un incremento, soprattutto dopo la sua fine, un incremento della popolazione, piuttosto che una diminuzione a seguito dei massacri su larga scala. Ora, comunque, la guerra in ogni modo non può operare come unico regolatore demografico, e infatti la guerra è tanto efficace quando si applica a gruppi differenti, particolari ostili, quanto è inapplicabile invece riferita all'interno del singolo gruppo, pena appunto la forma di conflitto che è più lacerante in assoluto del tessuto sociale, ovvero la guerra civile. Una volta che un gruppo è riuscita ad allontanare dal territorio i gruppi concorrenti, quindi a garantirsi lo sfruttamento delle risorse, quindi una volta risolto il problema esterno deve affrontare a questo punto il problema interno, ovvero una crescita demografica talvolta incontrollata che è determinata proprio dalle migliorate condizioni di vita, con il conseguente impoverimento dell'habitat e quindi con una conseguente insufficienza di risorse per il fabbisogno del gruppo. Quindi praticamente si ritorna al punto di partenza. La soluzione escogitata dai cosiddetti primitivi, comunque dalle cosiddette società etnologiche, e non solo da loro, per far fronte a questo problema è tragicamente necessaria, ovvero è l'infanticidio delle femmine. Questa forma di regolamentazione delle nascite è legata a filo doppio alla guerra, anche se non è direttamente nella causa né nell'effetto. Ora, la capacità riproduttiva di un gruppo è data dal numero di femmine fertili, non di maschi. E quindi, al fine di scongiurare il pericolo di una sovrappopolazione, si rivela necessario agire preventivamente su quella quota di potenziali genitrici che risulterebbe responsabile di questo sovraffollamento. E per altro verso, la pratica della guerra, necessitando di uomini forti, robusti, in grado di maneggiare armi, come appunto nelle società cosiddette primitive, la clava, la lancia e non solo, va di fatto a privilegiare l'allevamento e l'educazione selettivo, volti a privilegiare gli individui che sono più adatti a soddisfare queste necessità, a danno invece di quelli più inetti o inutili. E la stessa prassi è valida per quelle popolazioni presso le quali, anche in assenza di guerra, comunque le condizioni di vita presentano delle difficoltà tali da poter essere superate soltanto dallo stesso tipo di individui. E mi riferisco a tutte quelle condizioni in cui la forza fisica gioca un ruolo determinante, quindi incluse anche le condizioni in cui si sono sviluppate le nostre civiltà contadine. Anche se non si è arrivati all'infanticidio delle femmine, comunque la necessità di braccia forti per il lavoro dei campi è stata imprescindibile, addirittura a volte proverbiale. È proprio in queste condizioni e in queste difficoltà che affonda le radici quel complesso di tradizioni che sono andate a determinare il primato, il privilegio preventivo nei confronti degli individui di sesso maschile, a maggior ragione se forti e aggressivi, e quindi alla supremazia maschile, fino ad arrivare appunto all'infanticidio delle femmine. Come ha osservato Harris, questo complesso di privilegi che ha portato alla supremazia maschile
rappresenta un considerevole trionfo, trionfo tra virgolette, chiaro, della cultura sulla natura. Infatti era necessaria una potente forza culturale per motivare i genitori a uccidere o a trascurare più le femmine dei maschi. Fu la guerra a fornire questa motivazione, facendo dipendere la sopravvivenza del gruppo dall'allevamento di maschi capaci di combattere. E la guerra, pertanto, non è l'espressione della natura umana, bensì una risposta a pressioni demografiche ed ecologiche. La supremazia non è pertanto più naturale della guerra. Sono nelle parole di Marvin Harris. Ora, se questo è vero per le guerre dei primitivi, dove appunto per combattere si rende necessaria la forza fisica di uomini aggressivi, non lo è altrettanto per le nostre guerre, dove appunto il progresso tecnologico permette anche ad un uomo su una sedia a rotelle di premere un pulsante e far partire un missile intercontinentale balistico. E non è un caso, infatti, che da diversi anni nelle forze armate di molti paesi si stiano facendo strada anche le donne. Ora, quanto più potente un'arma, tanto più questa è tecnologicamente avanzata, e di fatto le armi di distruzione di massa necessitano di un'energia minima per poter essere impiegate, e tanto più grande è il terrore che il loro utilizzo suscita nelle coscienze. Ora, per quanto mi riguarda, so che è una posizione politicamente scorretta, però diciamo, io ritengo che la diffusione e la democratizzazione delle armi di diffusione di massa, per democratizzazione intendo l'accessibilità e la disponibilità di queste armi per il maggior numero di paesi, rappresenti, diciamo, probabilmente la migliore garanzia di pace. Certo, è una pace per certi aspetti, per molti aspetti, anzi di fatto è una pace forzata, che è dettata più dalla reciproca deterrenza che non da un sincero sentimento di fratellanza. Ed è chiaro che è una pace che può comportare anche degli effetti collaterali, come ad esempio la revisione dei rapporti di forza all'interno delle nazioni, in particolare tra primo e terzo mondo, soprattutto nel momento in cui i paesi del terzo mondo cominciano a dotarsi anche loro di armi nucleari, come è successo in un piccolo, un ristretto numero di casi, e anche con una conseguente radicalizzazione dei conflitti interni ai singoli paesi, alle singole nazioni. Di fatto uno Stato non può autobombardarsi con ordigni nucleari, le conseguenze sarebbero evidenti. E questo poi porterebbe anche ad una stagnazione delle dinamiche internazionali. Infatti, di fronte allo spettro della reciproca distruzione, l'opzione militare subisce un drastico ridimensionamento, se addirittura non viene messa da parte. Ora, contrariamente a quanto un'ampia fascia del mondo intellettuale e accademico sostiene, ovvero che l'irruzione della guerra nucleare nella storia, quella combattuta che poi di fatto non c'è stata, a parte i due tragici casi delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, ma anche quella solo minacciata, che è quella poi di fatto si è realizzata, rappresenti, ripeto, l'irruzione della guerra nucleare nella storia, la capitolazione della politica rispetto alla guerra. In realtà, secondo me, è proprio lo spettro dell'olocausto nucleare che ha rilanciato il primato della politica sulla guerra. Proprio perché appunto questa non può essere combattuta, pena l'autodistruzione del genere umano in generale. E di fatto la strategia nucleare è quella paradossale dottrina strategica che, più che essere volta alla vittoria, finalizzata alla vittoria della guerra, è finalizzata ad evitarla. Meriterebbe un discorso a parte, ma insomma andremo fuori soprattutto con i tempi. Ora, con l'introduzione del rapporto indissolubile che lega guerra e politica, ci troviamo a rispondere all'altra domanda a cui accennavo all'inizio: che cosa è la guerra? E anche in questo caso abbiamo a disposizione una serie di opzioni che sembrano considerare questi due elementi in opposizione dialettica. Cominciamo con la prima, quella più famosa, ovvero: la guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. Ormai da decenni, in concomitanza con conflitti e crisi internazionali, ci tocca ascoltare il solito mantra da parte di giornalisti, esperti, cosiddetti opinion leaders o sedicenti tali, e che si può riassumere nel luogo comune, ecco,
la politica ha fallito, ora la parola passa alle armi. Ora, a questo distillato di superficialità ha risposto anticipatamente un generale prussiano, Karl von Clausewitz, nel 1830, che è la data in cui ha portato a termine il suo lavoro, il Von Kriege della guerra, poi è stato pubblicato postumo dopo pochi anni a cura della moglie. Queste sono le parole testuali di Clausewitz. Ordinariamente si pensa che con essa, la guerra, venga a cessare il lavoro politico e che subentri in uno stato di cose del tutto diverso, regolato soltanto da proprie leggi. Affermiamo invece che la guerra non è se non la continuazione del lavoro politico, al quale si frammischiano altri mezzi. Diciamo si frammischiano altri mezzi per affermare in pari tempo che il lavoro politico non cessa per effetto della guerra, non si trasforma in una cosa completamente diversa, ma continua a svolgersi nella sua essenza, quale sia la forza di cui si vale. L'interruzione delle note diplomatiche fa mai cessare i rapporti politici tra le varie nazioni e i vari governi? Ora, questa massima di Clausewitz, che rappresenta in qualche modo la summa del suo pensiero in proposito, stabilisce una priorità teorica ma anche pratica della politica sulla guerra e quindi una subordinazione della guerra alla politica. E anche in questo brano che abbiamo appena visto si allinea appunto su queste posizioni, però sembra anche suggerire un rapporto che va al di là della semplice relazione di contiguità, continuità tra guerra e politica. Infatti termini come frammischiare, svolgersi nella sua essenza, lasciano trasparire dietro un'apparente diversità, un'alterità fenomenica, una sorta di consustanzialità, una stessa tipologia che è sottesa alla guerra e alla politica. In questa operazione di superamento dell'opposizione dialettica tra guerra e politica, Clausewitz di fatto oscilla tra la subordinazione, prosecuzione di una rispetto all'altra e l'identità che le accomuna. Va anche osservato, tra l'altro, che queste due relazioni non sono necessariamente in contraddizione. Infatti la stessa frase, la guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi, implica al di là o al di sotto della continuazione proprio un'identità di fondo. Nell'ultimo libro del suo lavoro, della guerra, un po' come a sottolineare il compimento di un percorso, di un cammino, questa tipologia sottesa viene espressa in termini di una straordinaria attualità. Dice Clausewitz: la guerra è forse altra cosa che una specie di scrittura o di linguaggio nuovo per esprimere il pensiero politico? Questa lingua ha senz'altro la propria grammatica, ma non una logica propria. Sembra quasi di sentire Noam Chomsky e la sua grammatica generativa, se non fosse per il fatto che Chomsky è arrivato più o meno 150 anni dopo. Ora, tutto questo, anche se Clausewitz parte dalla considerazione della guerra come un ente autonomo, comunque, dotato di propri scopi e propri mezzi, e la guerra, quindi considerata in quest'ottica, si configura come un binomio fine e mezzo. Vediamo ancora le parole di Clausewitz. La guerra è dunque un atto di forza che ha per scopo di costringere l'avversario a sottomettersi alla nostra volontà. Ora, all'uso di questa forza, secondo Clausewitz, non c'è limite. E questa è una tensione intrinseca alla guerra, che la conduce verso la sua forma assoluta, come dice lo stesso Clausewitz, ovvero la guerra di annientamento o di sterminio. Ora, in effetti, quella che Clausewitz sta considerando è la guerra nella sua dimensione astratta, svincolata dal contesto storico e dall'obiettivo politico che la determina. Infatti è difficile rintracciare nella storia delle guerre di annientamento in cui i contendenti mirino alla reciproca distruzione. Forse per certi aspetti le guerre puniche, ma neanche quelle. Tra l'altro perché l'uomo nel corso della storia, fino a poco tempo fa, non aveva neanche i mezzi materiali per poter distruggere completamente il nemico. E allora qual è quell'elemento che vincola la guerra alla realtà storica? È lo scopo politico, in assenza del quale appunto la guerra diventa un non senso. Dice Clausewitz: il disegno politico è lo scopo, la guerra il mezzo,
e un mezzo senza scopo non può mai concepirsi. Ora, difficilmente lo scopo politico può identificarsi con la distruzione totale del nemico, anche perché molto spesso può rivelarsi controproducente. Un nemico spesso serve, conviene anzi coltivarselo, cosa che ha fatto per esempio il presidente Bush, primo padre, con la prima guerra del Golfo, esempio che non è stato subito dalla scellerata amministrazione di Bush figlio e da chi soprattutto gli girava intorno e che prendeva veramente le decisioni. Chiusa la parentesi storica. Comunque dicevamo appunto che fino a poco tempo fa l'uomo non ha avuto materialmente i mezzi per distruggere il nemico totalmente. Questo fino al 1945. Che cosa è successo nel 1945? Appunto, ha fatto il suo ingresso nella storia, nella politica, uno strumento che può determinare, che può realizzare la guerra di sterminio, l'arma nucleare. Ed è interessante come proprio la guerra nucleare, ovvero quell'unica forma di guerra che per la prima volta nella storia sembra realizzare, concretizzare la guerra astratta nella sua forma assoluta, appunto quella di sterminio, nella sua assolutezza, anzi è ancora più diciamo, facendola più breve, rappresenta di fatto, invece che l'esclusione o la capitolazione della politica rispetto alla guerra, rappresenta invece quella che a mio avviso è la prova più inconfutabile della subordinazione della guerra alla politica. Di fatto fino ad oggi, a tutt'oggi, la guerra nucleare è stata concepita, programmata, simulata, minacciata, ma poi di fatto non è mai stata combattuta. Il motivo, come ha avuto modo di sottolineare Raymond Aron, è che la guerra nucleare, grazie proprio al suo esito univocamente apocalittico, ha messo l'uomo di fronte ad un'alternativa che si risolve poi in una scelta obbligata: lo sterminio reciproco da una parte e l'opzione politico-diplomatica da quell'altra. Ora, quello che è stato definito l'ombrello nucleare ha garantito anche ai suoi detrattori quasi 50 anni di pace, fino alla metà degli anni 90, e il privilegio di poter manifestare a favore della pace invece che dover essere costretti ad impegnarsi direttamente su un campo di battaglia è stato garantito, a mio avviso, proprio dall'esistenza delle armi atomiche e dallo spettro dell'olocausto nucleare che queste evocano. Ora, è innegabile che questa sorta di pax atomica, o se preferite di guerra fredda, è stata una prerogativa dell'Occidente, oltre che dell'Unione Sovietica e dei paesi, quei pochi paesi che si sono dotati delle armi nucleari. E quindi quella guerra che i due blocchi, le due superpotenze, hanno evitato a se stesse, l'hanno fatta combattere agli altri, in particolare ai paesi del terzo mondo, le cosiddette guerre per procura. Però non è un caso che proprio all'indomani della caduta del blocco sovietico, con il conseguente allontanamento, diciamo, dello spettro della guerra nucleare, la guerra fredda sia diventata improvvisamente calda anche in Occidente, in particolar modo in un'area storicamente, tradizionalmente nevralgica come la regione dei Balcani. Ricorderete la crisi, la guerra nella ex Jugoslavia nell'arco degli anni 90. Ora, come la fine del blocco sovietico non ha rappresentato la fine della storia, come pretendeva Fukuyama, così l'avvento delle armi nucleari non hanno rappresentato la fine della guerra. E comunque, alla luce delle decine di milioni di morti che si sono registrati a seguito delle due guerre mondiali, combattute appunto in maniera convenzionale, tranne nell'ultima fase, con le bombe sul Giappone, sicuramente ne hanno rappresentato un ridimensionamento. Ora, al di là dei facili entusiasmi con cui sono stati accolti dall'opinione pubblica internazionale gli accordi di non proliferazione nucleare, la caduta del sistema bipolare, la messa al bando degli esperimenti nucleari,
converrà a tenere presente la lucida considerazione che Robert Oppenheimer, che è il padre della bomba atomica americana e direttore del progetto Manhattan, ebbe a fare all'alba di quell'era nucleare che lui stesso aveva contribuito a far sorgere. Diceva Oppenheimer testualmente: un'invenzione non può essere disinventata, con buona pace dei trattati che si fanno per cercare di marginalizzarla, di scongiurarla. Ora, al contrario di quanti ritengono che appunto con l'avvento delle armi nucleari la guerra abbia cessato di essere la continuazione della politica con altri mezzi, la conclusione che si evince appunto da quella paradossale forma di pace che è stata la guerra fredda è che proprio la guerra, o meglio la minaccia nucleare, lungi dal provocare il reciproco annientamento, ha di fatto rilanciato il primato della politica. Ed è proprio questo primato che Raymond Aron intende ribadire, proprio polemizzando con quanti ritengono che la politica sia la continuazione della guerra con altri mezzi, quando nega la possibilità di ribaltare il precetto, la massima di Clausewitz, in virtù del valore discriminante che distingue la guerra. Infatti, dice Aron, la politica tende agli stessi fini in pace e in guerra. Essa non può essere continuazione della guerra con altri mezzi, perché la guerra non si caratterizza che per la specificità del proprio mezzo, la violenza. Ora, comunque, c'è chi ha sostenuto che in realtà sia proprio la politica la continuazione della guerra con altri mezzi, capovolgendo quindi sia la massima di Clausewitz che la posizione di Aron. E di fatto non è un'immagine così peregrina, quindi merita comunque sia pur rapidissima analisi. Ora, all'inizio di questa chiacchierata ci eravamo chiesti quale tra la pace e la guerra svolga le migliori funzioni adattive. La domanda ci pone dinanzi a due orizzonti antropologico-politici e quindi alla luce di questi può essere riformulata in un altro modo: anthropos politikon zoon oppure homo homini lupus, ovvero l'uomo per natura è un animale politico o anarchico? Qui per anarchia non mi riferisco naturalmente a quella uscita dalla prima internazionale di Bakuniana memoria. Ora, quello che si vuole contrapporre ad Aristotele qui è il più grande interprete della massima, che invece è di Plauto, homo homini lupus, ovvero Thomas Hobbes. La rottura di Hobbes con la concezione politico-sociale di Aristotele è netta. E Hobbes muove da una posizione minimalista. Vi è un ipotetico stato di natura, fuori dal tempo e quindi privo di condizionamenti storici e culturali, in cui la conflittualità tra gli individui si manifesta nella sua forma, possiamo dire, cristallina. Dice Hobbes: la natura ha fatto gli uomini così eguali nelle facoltà del corpo e dello spirito. Da questa eguaglianza dell'abilità sorge l'eguaglianza nelle speranze di conseguire i nostri scopi, e perciò se due uomini desiderano la stessa cosa, che non possono entrambi ottenere, divengono nemici, e per conseguire il proprio fine, che è principalmente la propria conservazione e spesso il proprio piacere, tentano di distruggersi e di sottomettersi l'un l'altro. Ora, questa è la forma di guerra primordiale e minimale che viene sintetizzata nella formula bellum omnium contra omnes. Ora, è importante sottolineare come Hobbes, che a buon diritto è considerato uno dei padri del realismo politico, contravvenga, giustamente a mio avviso, a quello che è considerato uno dei principi cardine del realismo, ovvero l'ineguaglianza tra gli uomini. Hobbes è pienamente consapevole che questa condizione di guerra di tutti contro tutti non si è mai verificata nella storia concreta, un po' come la guerra assoluta di sterminio di Clausewitz. E tuttavia le relazioni tra gli stati, quando non sono di aperta ostilità, sono improntate comunque ad una forma di ostilità latente, che è fatta di spionaggio, di corsa agli armamenti, quella che noi oggi potremmo definire appunto guerra fredda, o una sorta di pace armata, la quale, dice Clausewitz, è appunto una posizione guerresca comunque. E infatti è riduttivo indicare con la parola guerra soltanto lo scontro militare sanguinoso. In questa accezione del termine va incluso proprio quella intenzione ostile che si dilata nel tempo, anche quando i contendenti non sono direttamente
ai ferri corti. Infatti, dice Hobbes, la natura della guerra non consiste in questo o in quel combattimento, ma nella disposizione manifestamente ostile durante la quale non v'è sicurezza per l'avversario. Ogni altro tempo è pace. Ora c'è da chiedersi a quale altro tempo Hobbes faccia riferimento, visto che la storia non conosce altra alternativa tra la guerra guerreggiata e quella latente. Tra l'altro, a confronto con la posizione di Hobbes, quella di Hegel sulla guerra, che concepiva la guerra appunto come necessità storica che è artefice della potenza degli stati e della dinamica della storia stessa, e qui praticamente la pace si risolve in quella breve porzione di tempo che va da un bagno di sangue a quell'altro, a un altro, di fatto appunto la posizione di Hegel risulta quasi moderata, perché se non altro Hegel concepisce la pace sia pure in maniera negativa. Infatti a questo punto diciamo che per Hobbes di fatto la pace non esiste. Tuttavia Hobbes avverte la necessità di recuperare il concetto di pace e lo fa in un'ottica per certi aspetti darwiniana. Infatti dice: il diritto di natura, che gli scrittori comunemente chiamano ius naturale, è la libertà che ciascun uomo ha di usare il suo potere come gli vuole per preservare la sua natura, cioè la sua vita, e di fare perciò qualunque cosa secondo il suo giudizio e la sua ragione egli crederà sia il mezzo più adatto per quello scopo. Ora, nello stato di natura, dove ciascuno accampa diritti su tutto e su tutti, diciamo che il diritto alla vita diventa per certi aspetti aleatorio e la precarietà in qualche modo regna sovrana. E comunque è proprio in quest'ambito che non solo la guerra ma anche la pace si ritrova a svolgere una funzione adattiva. Infatti la guerra e la pace sono determinate sia dalle passioni sia dalla ragione, ed è proprio la ragione che impone all'uomo di cercare la pace quando è possibile, altrimenti fare la guerra. Infatti, dice Hobbes, la prima parte di questa regola contiene la prima e fondamentale legge di natura, che è cercare la pace e conseguirla. La seconda parte, il sommo dei diritti di natura, che è difendersi con tutti i mezzi possibili. La seconda legge di natura, che poi deriva dalla prima, prevede che un uomo rinunci ai suoi diritti sulle cose qualora anche gli altri facciano altrettanto. E questa rinuncia viene formalizzata tramite patti e contratti. Hobbes è troppo realista per accettare l'ingenua credenza che gli uomini rispettino i patti in virtù di un innato spirito di giustizia. Infatti, dice, tali sono i vincoli con i quali gli uomini si legano e si obbligano, vincoli che hanno la loro forza non dalla propria natura, perché niente è più facile a rompere della parola di un uomo, ma dal timore di qualche cattiva conseguenza di quella rottura. Infatti, se un patto è concluso senza che nessuna delle due parti le segua, ma l'una si fida dell'altra, nel puro stato di natura, che è uno stato di guerra di tutti contro tutti, ad ogni ragionevole sospetto resta vano. Ma se vi è un potere comune ad ambo le parti, con diritto e forza sufficienti per costringerle ad eseguirlo, allora non resta vano. E qui vediamo, entriamo nel merito della questione. Il solo modo per stabilire un potere comune, dice Hobbes, che sia atto a difendere gli uomini dalle invasioni degli stranieri e dalle offese scambievoli, è di conferire tutto il proprio potere, la propria forza, a un uomo o a un'assemblea di uomini, che possa ridurre tutti i loro voleri, con la pluralità di voti, ad un volere solo. Ciò fatto, la moltitudine così unita in una persona è detta Stato, in latino civitas. Questa è l'origine del grande Leviatano, o piuttosto, per parlare con più reverenza, di quel Dio mortale al quale noi dobbiamo, al di sotto del Dio immortale, la nostra pace e la nostra difesa. Perché, a causa di questa autorità datagli da ogni singolo uomo dello Stato, esso usa di tanto potere, di tanta forza a lui conferita, che col terrore è capace di disciplinare la volontà di tutti alla pace interna e al mutuo aiuto contro i nemici esterni. Questa è una dialettica importante che ritroveremo. Ed in esso è l'essenza dello Stato, che per definirlo è una persona, dei cui atti ciascun individuo di una gran moltitudine, con patti vicendevoli, si è fatto autore, affinché possa usare la forza e i mezzi di tutti loro, secondo che crederà opportuno, per la loro pace e per la comune difesa. Questa di fatto è la nascita della politica formalizzata dello Stato. Ora, ai fini di questa indagine, è arrivato il momento di stabilire che cosa Hobbes intenda con questo stato politico.
Di fatto Hobbes baratta la pace interna con la guerra esterna, trasferendo appunto la guerra dal piano interindividuale al piano interstatale. E per scongiurare il rischio della guerra, Hobbes deve trasferire il diritto al di fuori, il conflitto al di fuori dei confini dello Stato. Quindi praticamente in ambito politico internazionale continua a sussistere quello stato di natura, che è appunto quella che oggi si definisce anarchia internazionale. È una lezione che Hegel non ha mancato di fare sua quando afferma nella filosofia del diritto, naturalmente in ottica idealistica. Anche se un certo numero di stati si costituisce a famiglia, quest'unione, in quanto individualità, deve crearsi un'antitesi e generare un nemico. E così la condotta internazionale, in base a questa, si modifica in una situazione in cui, peraltro, ciò che domina è il reciproco arrecamento di danni. Il rapporto di stati e stati è vacillante, non esiste pretore che lo componga. Il più elevato pretore è unicamente lo spirito universale che è in sé, per sé, lo spirito del mondo. Quindi il vecchio Aristotele, che si era voluto cacciare dalla finestra, alla fine rientra dalla porta principale. Infatti l'ordinamento politico internazionale altro non è quindi che lo stato di natura in cui la guerra non avviene tra animali solitari, ma tra animali politici, sociali, che si riuniscono in stati contrapposti. Quindi diciamo la differenza è che mentre per Aristotele l'uomo è politico, un animale politico, per vocazione, per Hobbes lo è per necessità. Ora, quindi, se lo stato politico si configura come la continuazione terapeutica dello stato di natura, diciamo che la politica, in questo caso, altro non è se non la continuazione della guerra con altri mezzi. Ora, abbiamo visto quindi che con l'analisi del rapporto guerra-politica e con i tentativi di superare l'opposizione dialettica che tradizionalmente le vede contrapposte, si sono risolti appunto questi nella considerazione che una sia la continuazione dell'altra, ovvero nella riduzione di una all'altra. Esistono però secondo me due strade che portano al superamento di questa dialettica. Una è rintracciare un fenomeno empirico in cui sia impossibile definire il rapporto guerra-politica in termini di una mera continuazione o riduzione di una all'altra, e l'altra è adottare una procedura epistemologica, quella procedura epistemologica che secondo me distingue il pensiero filosofico rispetto alle altre forme di conoscenza, ovvero l'astrazione. Proviamo a percorrere queste strade velocemente insieme, anche perché non si escludono a vicenda, ma anzi si corroborano a vicenda. In generale, quindi, come abbiamo visto, si è soliti considerare la guerra e la politica in termini antitetici, quindi la guerra è il regno della violenza, mentre invece la politica troverebbe nella pace il proprio brodo di coltura. Eppure la storia e anche la cronaca ci dimostra che questo schema non è sempre applicabile. Mi riferisco a tutte quelle forme di guerra non convenzionale, di propaganda, guerra psicologica, terrorismo, che difficilmente sono riconducibili a uno di questi due ambiti, appunto guerra e politica. Anzi, per certi aspetti sembra che debbano appartenere ad una sorta di terra di nessuno. Consideriamo per esempio quello straordinario esempio di strategia stabilizzante che è la strategia della tensione. Il principio base della strategia della tensione è che in particolari momenti di crisi di una nazione, in concomitanza con il rischio del governo, di cadere, di dover capitolare di fronte all'opposizione, si debbono colpire particolari categorie di persone, compresa la gente comune, in maniera tale da creare appunto nella popolazione uno stato di tensione, quando non addirittura di vero e proprio terrore, che porta la collettività a stringersi intorno alla classe politica che detiene il potere, invece che a rovesciarlo. Prendiamo, puro titolo di esempio, il caso di una bomba che esplode in una stazione provocando decine di morti. Come dobbiamo considerare questo evento? Un atto politico o un atto di guerra? Qualcuno potrebbe osservare, anche a ragione, che in realtà si tratta di un atto criminale. Però anche in questo caso la domanda può cambiare formulazione, ma non sostanza. Chi ha messo la bomba e soprattutto chi l'ha commissionata deve essere considerato un criminale politico o un criminale di guerra? Stando a quanto sostiene Clausewitz, si tratta di un atto politico, però bisogna riconoscere che ci troviamo di fronte a una dialettica politica che è molto diversa da quella che si può constatare per esempio
durante una trattativa tra le parti sociali sul costo del lavoro. Se invece consideriamo la bomba come elemento discriminante, dobbiamo concludere che si tratta di un'azione di guerra. Però anche qui ci troveremmo di fronte ad una forma di guerra a dir poco eterodossa, perché né gli autori né le vittime sono militari. Ora, questa efficacissima tecnica di persuasione collettiva è fortemente evocativa delle argomentazioni svolte da Carl Schmitt in un saggio del 1938. Partendo dalla critica di quelle posizioni semplicistiche che, assumendo come parametro la pace, la considerano la guerra come una non pace e la pace come una non guerra, Schmitt si chiede se sia vera la massima di Cicerone, in virtù della quale appunto inter pace et bellum nihil est medium. E la risposta non si fa attendere, dice Schmitt. Si tratterebbe naturalmente di un'abnormità, ma esistono anche situazioni abnormi. Di fatto oggi esiste una situazione intermedia abnorme del genere tra guerra e pace, nella quale i due termini sembrano mischiati tra loro. L'estensione dell'idea di guerra anche a manifestazioni non militari, economiche, propagandistiche, eccetera, di ostilità. Quelle imposizioni di pace miravano infatti a fare della pace una prosecuzione della guerra con altri mezzi. Essi hanno spinto così lontano il concetto di nemico che in tal modo è stata superata non solo la distinzione tra combattenti e non combattenti, ma anche quella tra guerra e pace. In una simile situazione intermedia tra guerra e pace cade ogni ragionevole senso di una determinazione di uno dei due concetti in base all'altro, della pace in base alla guerra o della guerra in base alla pace. Ora, a parte l'eccezionale attualità dell'argomentazione di Schmitt, è sorprendente appunto come questa analisi sia perfettamente riferibile alla condizione delle vittime di una strage terroristica, proprio in virtù di questa indeterminatezza tra guerra e pace. Infatti, dal momento che la scelta della guerra e della pace come parametro è arbitraria, dice Schmitt, tutti i tentativi di dare una definizione della guerra devono allora concludersi, nel migliore dei casi, in un decisionismo del tutto soggettivistico e volontaristico. La guerra sussiste quando un partito che diventa attivo vuole la guerra. Ma cosa significa questo per il nostro problema del rapporto tra guerra e pace? Mostra che l'ostilità, l'animus hostilis, è diventato il concetto primario. Qui si sente l'eco di Hobbes. E questo ci permette di definire meglio il concetto di stato di guerra con cui Schmitt apre il suo saggio. Ciò che distingue la guerra, continua Schmitt, come stato di guerra, ciò che distingue la guerra come stato della guerra, come azione, è l'esistenza del nemico anche in assenza di combattimento. Bellum manet pugna cest. Qui, manifestamente, l'ostilità alla presenza del nemico è presupposto dello stato di guerra. Quindi si vede come l'analisi di Schmitt mette in risalto come la conflittualità possa esprimersi attraverso anche forme altre rispetto all'ortodossia militare. La conflittualità in quest'ottica sta facendo un vero e proprio salto di qualità. L'emancipazione dal monopolio militare infatti apre nuovi scenari in campi di azione. Infatti i concetti di animus hostilis e di stato di guerra ci forniscono delle coordinate per definire, o meglio ridefinire, un concetto che, come avevamo visto, era già caro a Clausewitz, ovvero il concetto di guerra assoluta o guerra civile. E infatti è fatto piuttosto singolare: la guerra totale di Schmitt ha una connotazione ancora più marcatamente politica di quella di Clausewitz, che invece la identificava con la sfera squisitamente militare, con la guerra di sterminio. Dice Schmitt: la cosiddetta guerra totale supera la distinzione tra combattenti e non combattenti, e accanto alla guerra militare ne conosce anche una non militare, la guerra economica, di propaganda e così via, sempre come sbocco dell'ostilità. Il superamento della distinzione tra combattenti e non combattenti è però qui di tipo dialettico in senso hegeliano,
Di conseguenza, esso non significa certamente che coloro che prima non erano combattenti si siano ora semplicemente trasformati in combattenti di vecchio stile. È invece vero che sono mutati entrambi i termini della questione e che la guerra viene ora condotta su un nuovo, più solido terreno, come attuazione non più semplicemente militare di ostilità. La sua totalizzazione, prosegue Schmitt, consiste nel fatto che anche settori extramilitari, l'economia, la propaganda, le energie psichiche e morali dei combattenti, vengono coinvolti nella contrapposizione di ostilità. Il superamento del dato puramente militare comporta non soltanto un ampliamento quantitativo, ma anche un rafforzamento qualitativo. Esso non significa perciò un'attenuazione, bensì un'intensificazione dell'ostilità. Con la semplice possibilità di un simile aumento di intensità, anche i concetti di amico e nemico tornano da sé nuovamente politici e si liberano, anche dove il loro carattere politico era completamente sbiadito, della sfera delle argomentazioni private e psicologiche. Anche qui vediamo come l'argomentazione di Schmitt sia drammaticamente attuale. Ora, due sono le forme in età contemporanea che la guerra totale può assumere: la guerra nucleare e il terrorismo politico, di cui appunto la strategia della tensione rappresenta la forma più conservatrice, dal momento appunto che tende a conservare il potere nelle mani di chi già lo detiene. Anzi, tecnicamente parlando, sarebbe più corretto parlare di terrore più che di terrorismo, appunto perché il terrorismo viene dal basso in opposizione al sistema di potere, il terrore è quello imposto dal governo, da chi detiene il potere, per potersi difendere o per potersi rafforzare. Ora, da un punto di vista fenomenologico, potremmo dire che queste due forme di conflittualità sono diametralmente opposte. Però se facciamo astrazione dall'evidenza ci accorgiamo che condividono due denominatori comuni. Infatti, uno è l'indeterminatezza nella selezione delle vittime. Di fatto un missile nucleare su una città o una bomba in una stazione uccidono indistintamente chiunque si ritrovi nel loro raggio d'azione, la differenza è soltanto quantitativa in termini di potenziale distruttivo. E il secondo è il carattere eminentemente politico di entrambi. Abbiamo visto prima come la strategia nucleare abbia rilanciato la politica invece di congelarla. E per quanto riguarda la valenza politica della strategia della tensione, questa è evidente, insomma, perché è il mantenimento del potere di una parte, di una fazione, a danno di un'altra. Scusa Stefano. Sì. Tu più o meno quanto intenzione di parlare ancora? Perché no, penso... non abbiamo, no, perché noi non abbiamo dato dei termini, dei parametri, giusto per sapere. Una decina di minuti, no, giusto d'ora. Per sapere. Sì, una decina di minuti. Sì, ma infatti è una domanda, sì, una domanda. Sì, certo, certo. Perché pensavo di fare, che visto che hai dato tantissime nozioni. Tanto diamo poi tempo per il dibattito. No, facciamo un paio di domande tra uno e l'altro, in maniera tale che si chiarisca, quindi sono 10 minuti per finire, diciamo 5 minuti di domande se ci sono. E poi abbiamo Michele. Sì, no, perché queste cose le abbiamo specificate all'inizio, poi a un certo punto. No, avevamo detto un'ora. Quindi ah, non volevo essere scortese, ma soltanto era soltanto una domanda. Insomma, una decina di minuti. No, era soltanto una domanda. Cioè, giusto per far sapere anche a certo. Guarda, se non abbiamo specificato la scaletta all'inizio, lo facciamo cammin facendo. Allora, diciamo che scusa. No, prego. Dall'analisi, sia pure molto sommaria, che abbiamo fatto di Clausewitz, Hobbes, Schmitt, è emersa quella che è la valenza, possiamo definire una valenza strutturale del conflitto rispetto alla storia e quindi della sua ineliminabilità. E il conflitto ovviamente si può stendere in tutta una gamma delle sue tonalità, dalla pace apparentemente più serena alla guerra più assoluta, senza mai raggiungere però i suoi estremi, appunto perché una pace la pace più serena in assoluto di fatto apparterebbe a una sorta di età dell'oro che è fuori dalla storia. La guerra assoluta porterebbe alla distruzione del genere umano e quindi diciamo la vicenda umana finirebbe per mancanza di attori. Quindi diciamo l'obiettivo che mi ero prefisso era proprio dimostrare l'inconsistenza dell'opposizione dialettica tra guerra e politica. Ora diciamo che appunto la guerra e la politica rappresentano un po' le due facce di una stessa medaglia e questa medaglia è il conflitto. Ora, avrei voluto citare un esempio di un caso antropologico che è il gioco di Ozieri, che però per motivi di tempo
conviene a questo punto eliminare. Diciamo, tiriamo un po' le somme, allora sintetizziamo, ricapitoliamo poi tiriamo un po' le somme di quello che si è detto. Allora, la guerra e la politica sono entrambe lotta per il potere per certi aspetti, o chi non lo esercita lo subisce. Il potere, secondo me, si configura come l'insieme di quelle modalità che garantiscono le maggiori possibilità di sopravvivenza. Ora, il conflitto, abbiamo detto, è una componente strutturale della storia, quindi ineliminabile. E le risorse, recuperando un concetto antropologico che abbiamo visto prima, ci muoviamo in un mondo a disponibilità limitata di risorse, come si sarebbe potuto evincere dal gioco di Ozieri, e queste risorse sono limitate, quindi non disponibili per tutti, perché per cui di fatto noi siamo il primo mondo perché altri sono il terzo. Ora, qualcuno potrebbe a ragione sostenere che di fatto le risorse non sono limitate oggettivamente, in realtà sarebbero disponibili e sufficienti per tutti, ma siamo noi che le limitiamo a noi stessi a danno degli altri, e quindi in questo modo per determinarne la subordinazione. Ora, in questo caso la lotta per le risorse non sarebbe una lotta appunto per le risorse in sé, ma sarebbe una lotta per l'accumulo di risorse, ovvero per la ricchezza e quindi per il potere. Però appunto, come accennavo prima, nella mia ottica anche il potere non è che una forma, sia pure indiretta, di lotta per la sopravvivenza. Ora, molto, molto brevemente, e qui mi rivolgo a quel gruppo di pacifisti, una sorta di, perché ci sono anche forme di integralismo sul fronte pacifista, così come ci sono sul fronte della guerra, diciamo, quelli che perseguono la pace senza se e senza ma, precludendo qualunque possibilità alla guerra di agire nella storia, censurandola. Appunto, a quanti sostengono, sperano che la pace possa trionfare in virtù della forza delle sue ragioni, vorrei ricordare che proprio affinché possa valere la forza della ragione, a volte è necessario far valere la ragione della forza. Questo non significa mettere la ragione al servizio della forza, semmai è il contrario. Io vi ringrazio per la pazienza, soprattutto per domande. No, faremo un paio di domande se ci sono, magari prima. Dobbiamo farle adesso o no, dopo? Anche dopo, subito, perché così magari con i concetti a caldo qualche cosa si vuole chiarire. Se sì. Sono per te. Dai, allora io una domanda la faccio. Per esempio, innanzitutto la domanda era: ma siamo sicuri che la Pax nucleare è realmente una pace? E la seconda domanda era, ma soprattutto, cioè, hai parlato molto di Clausewitz, no? Soprattutto della relazione che c'è tra la politica e la guerra, no? Quindi quasi un legame indissolubile. Però noi sappiamo, per esempio, che ci sono delle culture o dei popoli che dedicano addirittura alla guerra un valore, proprio un valore intrinseco. Quindi non lo si fa neanche in virtù di un legame con la politica, lo si fa per definizione, okay? Come valore culturale o, diciamo, non solo. Quindi è da un lato. Da un altro lato, che quindi la guerra non è solo un fattore politico, sempre. Da un lato. Da un altro lato che... siamo così sicuri che la guerra, diciamo, che ha dei mezzi propri, ok? Ha anche un suo modo di farsi proprio. Allora, quando è che la guerra diventa guerra e basta? La politica, quando è che la politica diventa politica e basta? Questo è... Allora, per quanto riguarda la guerra fredda, in effetti sì, è una forma paradossale di pace. È una non guerra. Diciamo che probabilmente a volte tocca accontentarsi di questo, considerata, a mio avviso, l'impossibilità di una pace autentica nel senso proprio del termine, nel senso come totale assenza di guerra, non di guerra combattuta,
di ostilità, di conflitto. Questa, ripeto, secondo me è ineliminabile dalla storia. Quindi, ripeto, il conflitto può essere mediato o immediato. Immediato è la forma che assume con la politica, immediato è quello diretto della guerra guerreggiata. Quindi, di fatto, in questo senso, un po' come Hobbes, la pace di per sé non esiste. C'è una guerra effettiva e una guerra latente. Per quanto riguarda, ci sono delle culture, non solo delle culture, anche all'interno della nostra cultura, ci sono delle posizioni culturali, ideologiche, adesso fanno riferimento proprio a delle ideologie, se si possono definire così, politiche, in cui c'è una vera e propria esaltazione della guerra. Si arriva addirittura ad una mistica della guerra, dall'estrema destra, da quella fascista fino ad arrivare a quella nazista. La guerra è vista come la celebrazione delle virtù marziali e virili, quindi come quasi un obiettivo da perseguire in sé. Per altro verso, anche se diciamo, non sarebbe corretto metterli sullo stesso piano, però diciamo insomma, per altro verso sul fronte della sinistra ci sono alcune derive, non tutte, del trotskismo, non di Trotsky, attenzione, del trotskismo, che vedono nella rivoluzione non uno strumento per raggiungere un obiettivo, ma quasi il ruolo in cui la classe operaia e il proletariato trova la sua naturale affermazione nella storia. Ora, per carità, la rivoluzione è il mezzo più importante nella dottrina marxista e leninista, non è l'unico, questo lo sosteneva anche Engels, però di fatto comunque sia sempre un elemento strumentale per raggiungere un altro obiettivo. Quindi ripeto, non c'è bisogno di andare in altre culture, anche nella nostra ci sono forme ideologizzate, diciamo pure deliranti sostanzialmente, di esaltazione della guerra in sé. Io ritengo, proprio perché muovo da una posizione materialistica, quindi perché per me allora bisognerebbe discutere sul fatto se il materialismo sia uno strumento proprio o improprio per analizzare la cosa, che anche quelle culture che sembrano esaltare la guerra in sé, di fatto lo fanno perché hanno bisogno della guerra. Poi l'esaltazione della guerra in sé avviene quasi come uno strumento propagandistico per incentivare la gente a combatterla, ma di fatto il vero motivo poi è un altro. Quindi torniamo alla funzione che svolge la propaganda bellica anche qui da noi. Se non ci sono altre domande, interventi, direi che anzi diamo subito la parola. Volete fare una pausa? Siete stanchi? Che è un'ora che parliamo. Volete fare 5 minuti di pausa? Va bene, siete in forma? Sì, siete pronti. Ottimo. Quindi c'è dell'acqua in più anche se qualcuno ha bisogno. Allora, io parlo poco, parlo mezz'ora scarsa, poi magari parliamo insieme. Parlo del tema che avessi voluto trattare, cioè la guerra oggi, no? Uno scenario contemporaneo vuol dire oggi, no? Essendo altre epoche storiche caratterizzate da altre urgenze, anche rispetto alla guerra. La guerra fredda, per esempio, è stata citata, no? Non c'è più, è prima, no? Finisce 89. Oggi per me però ancora di più, scherzavo Federico Leonardi, può fare la figura del giornalista anche ignorante, non solo colto, come la Ramona Aron, colto intendo, che era un filosofo, ma anche un sociologo, è un giornalista colto. E quindi s'azzardava, come d'altra parte faceva anche Tucidide, a scrivere dei tempi presenti, no? A parlare dei tempi presenti. Quindi non solo non discuto quello che non c'è più, la guerra fredda, ma neanche quello che è venuto dopo, il post-guerra fredda, no? Diciamo grosso modo 89 oggi, no? Quando l'oggi è per uno storico, perlomeno, che ne so, uno storico contemporaneo non si azzarda ad andare più vicino di un quindicennio, una generazione, aveva detto Karl Mannheim. Invece il politologo che tenta di fare il giornalista colto, può fare la fine del giornalista ignorante, parla dell'oggi. Forte è il fatto che, appunto, Tucidide è persino la cronaca,
dal Proponese una cronaca, voi sapete, egli uccide lo stratego e crede solo ai suoi occhi e crede anche che quella sia un'indicazione per sempre, no? La guerra che lui vede non è così, è falso, non esiste indicazione perenne sulla guerra, essendo la guerra, come è stato mi pare egregiamente detto, volete chiamare un male o un bene? O un male o un bene che comunque ha la sua radice nella politica, insieme alla pace. Per cui io parlerò dell'urgenza di oggi, la guerra, vera. Quindi non farò astrazione dall'evidenza, come invece appunto è stato detto poc'anzi, ragionando su temi enormi che io non azzarderò a discutere adesso, magari dopo, no? se preferite nella discussione successiva, possiamo anche confrontarci su quello che è stato detto, che ha appunto come dire, avrebbe una necessità di replica, ma non siamo qui per questo in questo momento, fare un seminario fra noi, ma fra noi tutti collettivi. Dunque io parlo del tema dell'Europa e la guerra. Perché? Perché metodologicamente si può dire che comunque possiamo fare una storia del presente sull'Europa e la guerra. Perché? Perché io sosterrò che un evento che stiamo vivendo apre almeno due peculiarità storiche rispetto allo scenario di interrogazioni che noi possiamo sviluppare sul tema guerra presente e storia passata. Quali sono i punti di riferimento? Il punto di riferimento, la guerra presente, la guerra attuale, la guerra in corso, è quella che si combatte sul fronte orientale dell'Europa, il nostro continente, l'Ucraina, come no, e che è combattuta in modo diretto da alcune potenze, come sapete, Federazione Russa, Ucraina, forze leali al governo legittimo, e indiretta dalle potenze europee, Italia, Germania e fra europee, gli Stati Uniti d'America. Con la guerra, secondo tutti i crismi di ragionevolezza e anche politologici, è una guerra vera, è crepata un sacco di gente, per ora, e ancora muore, e morirà. Dunque noi viviamo la guerra e quella è la nostra urgenza, è una guerra che ci coinvolge, i cittadini italiani qua presenti pagano tasse per quella guerra, per combatterla, muovere truppe, flotte, ridislocare i comandi operativi della NATO per esempio negli stati del Baltico, chi lo paga? Voi no? Dunque siete coinvolti nella guerra, io no. Sì, sì, naturalmente, chiamo reddito. Sì, tu non paghi niente, non hai redditi. No, io adesso ultimamente... io sono sammarinese, quindi è evasore fiscale, per volevo dire. Resta la platea per ma i miei redditi. Non iniziare che vado, che sì. Lavoro in nero. Adesso che lavori fisso, comunque basta. Sì, infatti basta e avanza, perché è il tentativo di riportare... di registrazione in porta. Spegni il micro. Registrazione non ho così... Porca miseria, lo considero tutto. Di riportare il... tema che appunto magari può far sorridere a chi non ha nessun rapporto con la guerra, come tutti qua dentro, invece chi l'ha conosciuta, per esempio è stata citata Jugoslavia, non ha nulla di divertente questo fatto, che è il primo fatto storico. Il primo fatto storico è che, direbbe Aron stesso, l'ombra della guerra è di nuovo sull'Europa. Posso fare una parentesi? Cioè, io non, purtroppo non ho presentato Michele, cioè Gian Giuseppe, questo non glielo ho detto. Ma magari finisco di parlare adesso che... No, volevo solo dire che Michele è anche ambasciatore in Bosnia, per San Marino di cui è residente, insomma, è una cosa... Quindi l'ha visto. Dunque, questo è il primo fatto storico che vorrei portare alla vostra attenzione, di cui parlerò. È un fatto storico per due motivi. Perché se è vero che c'è una mistica della guerra, c'è anche la mistica della pace, che secondo me non ha a che fare col pacifismo, ma con la politica. La politica
dell'unità politica che definisce i nostri territori, detti stati nazionali europei, si chiama Unione Europea. La mistica della pace, dell'Unione, è stata legittimamente, io parlo dal punto di vista analitico, non politico, perché io sostengo dal punto di vista politico, visto che ormai sono stato presentato anche con la vista, una mistica della pace, no? Come un obiettivo utopico. Ma appunto quella mistica della pace, cioè l'idea che l'Unione Europea fosse un luogo mondato dal problema dei problemi, direbbe Bobbio, cioè la guerra, è decaduta. E noi viviamo questa fase esaltante dal punto di vista storico, perché che cosa accade? Accade per l'appunto che l'ombra della guerra si riallunga in Europa in modo inequivocabile. Se durante le guerre jugoslave la mistica della pace, il professor Prodi, o se preferite presidente della commissione, il mio ateneo è anche presidente della commissione, ha raccontato questa narrazione storica, come tutti i politici europei e ben fanno a raccontarla, e la narrazione storica è questa: l'Unione Europea come fondamento, come ancoraggio la pace in Europa, che è vero, è un dato di fatto, i padri fondatori fanno nascere l'Unione su questo, divisione delle risorse per non combattersi. E dura il tempo che è stato detto. All'ombra, qualcuno dice della guerra nucleare, no? La guerra nucleare, lo scacco nucleare inibisce la guerra. Bob invece ha detto, per esempio, che questa tesi, che tempo fa l'ha presentata egregiamente, è indimostrabile, perché noi non lo possiamo sapere se è stato davvero l'arma nucleare o se è stato, per esempio, appunto, qualche altro aspetto politico. Una tesi differente avanzata da alcuni politici europei è che l'Unione, le istituzioni, hanno costruito un percorso di pace. Bene, se anche fosse così, quella pace è stata gravemente turbata da chi ha considerato l'Europa sempre non come semplicemente un dato burocratico amministrativo, l'Unione Europea, ma come continente. Dicevo, è stata gravemente perturbata dalle guerre jugoslave 1991-1999. La guerra dei 10 anni, ha detto Alessandro Marzomanio, è un giornalista, 10 anni. Ed era già, suonava già alle orecchie di taluni, le mie sono particolarmente grandi, come dire, stravagante sostenere che l'Unione fosse una zona di pace laddove si combatteva il peggior conflitto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in Croazia o in Bosnia, o in Serbia, cioè in zone, diciamo, a 25 minuti da Trieste. Eppure, questa era la tesi, quella non è territorio dell'Unione, quella è un'altra roba, Europa, non Unione Europea, Europa. Dunque, le istituzioni saldano, perché le istituzioni contano, più delle armi, questa è la tesi, no? Così facciamo una sparring partner, contano più delle armi. Cosa determina la pace in Europa? Questo percorso istituzionale creativo, prodotto dall'uomo, l'Unione Europea. La tesi poteva reggere fino a quando, fino, e questo è il secondo elemento storico, cioè consolidato. Diciamo, tu ci dici, però qualcosa possiamo della guerra in Ucraina già dire. Avete capito che gioco sempre, sono su questi due piani, l'attuale e qualche elemento di più lungo periodo, seppur breve periodo. La guerra in Ucraina ha come agente, tra gli altri, un soggetto politico detto Unione Europea, no? Qualcuno sostiene, lucidamente secondo me, l'ambasciatore romano Sergio, ma anche altri, che una politica dell'Unione Europea detta allargamento, cioè la politica estera, l'unica che ha avuto l'Unione Europea dalla sua fondazione, l'unica politica estera comune che ha avuto l'Unione dalla sua fondazione è allargarsi, no? Coinvolgere altri stati. Quella politica fondante, l'unica politica estera comune, stavo dicendo, è ritenuta da alcuni una concausa di quella guerra. Quindi ricapitolo. L'Unione è certamente, l'Unione Europea, un agente importante nel conflitto russo, ucraino e europeo, cioè è uno degli attori, direbbe qualcun altro, dei soggetti politici che ha avuto un ruolo, e questo ci costringe a riflettere sull'Unione Europea e la guerra. Caspita.
non la pace, la guerra. Due, secondo punto di ricapitolazione, taluni sostengono che l'Unione Europea non solo è stato uno degli agenti, ma una politica dell'Unione, l'allargamento, è una concausa della guerra russo-ucraina. Perché? Perché si sostiene quanto segue. Finora è chiaro quello che ho detto? Non esistono zone di pace teleologicamente intese. Uno, diciamo dal punto di vista filosofico. Dal punto di vista politologico, due, ogni lettura deterministica dei processi politici porta sul precipizio della storia che si prende le sue repliche. Quindi, fuori di metafora, l'idea che l'Unione Europea fosse non un soggetto politico da costruire, ma per l'appunto, come dire, un principio teleologico, e che ciò che l'Unione Europea generava fosse in accordo con questo principio di pace, cioè pace, più commercio, più allargamento, più pace, in modo deterministico, no? Automatico, teleologico, allarghi l'Unione, allarghi il commercio, allarghi il mercato, allarghi la pace. Questa visione politica, per l'appunto, è una visione, è una prospettiva tra le tante, che invece però è stata impiegata in modo teoretico e analitico normativo. Cioè è stato detto, questa è la tesi centrale, o è stato fatto, che più o meno è la stessa cosa da questo punto di vista, che la dimensione politica in Europa era ormai espulsa, perché se espelli la guerra, espelli la politica, no? L'ho spiegato fino adesso. Se tu espelli la guerra, espelli la politica. Se non c'è più la minaccia che accada, no? Se l'ombra della guerra è per sempre tramontata, quindi se Raymond Aron e tutti i suoi li possiamo relegare nel cassetto, allora dov'è la politica? E infatti la politica è stata espulsa, questa è la tesi, dall'Unione Europea, ed è rimasta la tecnica economicistica, lo strumento deterministico con cui la politica, come dire, ha un percorso prestabilito, cioè stabilito prima, che c'entra appunto con la crisi ucraina, c'entra perché? Perché la politica di allargamento è diventata, agli occhi di altri soggetti politici, cioè agli occhi degli ucraini che manifestavano in piazza con le bandiere dell'Unione, e agli occhi della Federazione Russa, quando uso questa antropoformizzazione degli, no, degli stati, voglio dire classi dirigenti, chi decide, i capi, direbbe Gramsci, no? Quindi dico Federazione Russa, e ognuno di voi può immaginare Putin, può immaginare Medvedev, può immaginare chi vuole, la classe dirigente. Agli occhi di questa classe dirigente l'allargamento è dell'Unione Europea all'Ucraina, formalizzato in un trattato di associazione, infine, è diventata l'equivalente di una politica di espansione, di una politica di potenza sotto altre forme. Questo elemento è un elemento, è stato un elemento di conflitto per un decennio, 2002-2003-2004 al 2014, dove è diventato un evento di guerra aperta. Ci sarebbero tante tappe se fosse una storia contemporanea invece che a filosofia, da quando gli occidentali, diciamo la NATO, l'Alleanza Atlantica decide di, o pensa di stabilire dispositivi di intercettazione, radar, prima in Polonia, Repubblica Ceca e viceversa, e i russi avvertono.
Esatto. Di che cosa avvertono i russi tramite i propri terminali dialoganti, cioè gli ambasciatori? E il terzo punto, che per loro la politica non è espulsa il territorio europeo, che l'Europa non è l'Unione Europea, e che sotto il sole non c'è solo il commercio e l'economia, ma altri fattori politici, il prestigio, la sicurezza, e questo è l'elemento decisivo, e sotto questo concetto di sicurezza un aspetto fondamentale della regolazione della vita internazionale, è un concetto politico anche questo, che si chiama sfere di influenza, sfere di influenza. Quindi, la guerra nello scenario contemporaneo, ricompare l'ombra della guerra in Europa, perché quel soggetto politico detto Unione Europea non si percepisce come tale, non è governato come tale, bensì come un'unione monetaria, è noto a tutti questo, l'unico politico europeo che parla di unioni è Mario Draghi, che è un banchiere. Non percependosi come soggetto politico e non avendo nessuna capacità politica, l'Unione Europea, bensì solo economico-commerciale, dal punto di vista delle relazioni internazionali, non fate neanche la premessa, non io sto negando il riconoscimento, che ne so, dell'abbattimento delle frontiere fra l'Italia e la Slovenia, questo riguarda noi, sto parlando delle relazioni internazionali. Non percependosi come soggetto politico, bensì come soggetto appunto economico, commerciale, che ha espulso per di più dalla sua ragion d'essere, no? Il problema del conflitto e il problema della guerra o della minaccia, o se preferite della sicurezza, sicurezza altrui, produce una politica naturalmente senza nessun tipo di volontà, ma produce, continua a produrre per inerzia burocratica l'Unione Europea una politica detta d'allargamento, che ha sempre avuto buon fine, no? Allargamento all'ultimo passaggio, allargamento alla Croazia, allargamento alla Bulgaria, Romania, no? Tutti gli allargamenti dell'Unione sono stati un'espansione pacifica, quello no, quello all'Ucraina no. Perché no? Perché la logica di potenza, la logica delle relazioni internazionali, il problema della sicurezza non è espulso, non è, come dire, non si può rimuovere dalla dimensione della politica, resta lì e resta presente. La Federazione Russa questo problema ha presentato ripetutamente all'Unione Europea, cioè agli stati dell'Unione Europea che contano, la Germania e la Francia, oltre che l'Italia, oltre che alle potenze extraeuropee che dominano gli Stati Uniti d'America, il problema della propria sicurezza. Noi non sappiamo, io non le so, non conosco le riflessioni degli statunitensi, le conosco, ma le conosciamo tutte, no? Il console americano, sono dei video che sono su YouTube, sulle sue dichiarazioni a Kiev durante la crisi, non è questo che ci interessa. Quello che interessa è ancorare questa riflessione invece al problema dell'Unione Europea e dell'Europa, perché questo è il nostro tema, l'Europa e la guerra. Allora, ciò che noi sappiamo è quanto segue, che la politica d'allargamento è stata trattata come fosse quella di sempre. Cioè una politica burocratica, allargamento, che c'è di male? Perché questo è il tema? La tesi centrale è appunto che questo tipo di inerzia burocratica ha le sue origini in una precisa assenza di visione politica attuale dell'Unione Europea. Qual è un
altro punto centrale di questa nostra fase attuale. È il seguente, che dirò fra poco, prima di aver specificato di nuovo ciò che intendo da questo punto di vista, quando parlo di politica d'allargamento che diventa nella percezione altrui politica d'espansione e dei suoi effetti. Questi effetti non sono effetti voluti, non sto dicendo questo, sono effetti perversi. C'è un sociologo che si chiama Raymond Boudon, o se preferite Aristotele, anche nella poetica parla della peripezia, no? Il capovolgimento delle azioni nel loro contrario. Questo concetto si applica bene all'inerzia burocratica di chi ha portato, malgrado la possibilità di concepire questa possibilità di conflitto e dunque di guerra fra europei, russi e ucraini, ha portato appunto, ha spinto l'allargamento in modo inerziale. È un effetto perverso, non voluto. Nessuno ha voluto la guerra. La guerra accade, ma accade perché per l'appunto in assenza di visione politica non si hanno ben presente o non si hanno più presenti le regole del gioco della politica internazionale. La politica internazionale ovviamente non è uno stato di natura, come sosteneva Hobbes, è stato appunto ben chiarito adesso, no? Qual era la visione di Hobbes, è una visione filosofica, astratta, falsa, no? Gli stati non passano la loro esistenza nello stato di natura, guerra latente, e la guerra non è il tempo, è tutto il resto altro tempo. Anzi, si potrebbe sostenere che la pace è il tempo e il resto del tempo guerra, o perlomeno si equivalgono. È difficile fare questo calcolo, ma noi sappiamo benissimo, come è stato detto, è una posizione normativa. Bobbio aveva spiegato, no? Quando si parla di concetti c'è un termine forte e un termine debole. Guerra è il termine forte storicamente. Perché? Perché è il problema. La pace non è il problema. La pace non è il problema. L'amico non è il problema, il nemico è il problema, no? E se proprio si vuole forzare la mano fino in fondo, basta citare Agostino e si capisce com'è facile ribaltare il piano del rapporto forte e debole tra il termine della pace e il termine della guerra, no? Agostino diceva: chi combatte la guerra non combatte la guerra per sé, combatte la guerra per ottenere una pace che sia come lui la vuole. Dunque il termine forte fra guerra e pace è pace. E semmai ciò che conta è un altro concetto, vittoria, ma non guerra, no? Allora, sono operazioni semplici da fare, si possono affrontare in tanti modi. Infatti noi non facciamo questo tipo di analisi adesso, anche perché è stata prima di me esemplarmente esposta tutta la, come dire, la gamma di visioni su guerra e pace. Noi sosteniamo che, perché lo sostengono gli statisti, tutti, che non esiste un tempo storico, no, non esiste un tempo storico, esiste solo la cronologia, e che la storia non è un treno, come sostiene Angela Merkel. Cioè non tocca delle stazioni per arrivare alla destinazione, no? E dunque Putin, la classe dirigente russa, le percezioni del nemico non sono fuori dalla storia, non appartengono a un secolo precedente o a quello prima, appartengono alla politica, che non è tragedia, ma è ironia, cioè è carne viva, non è storia. Da questo punto di vista la nostra guerra è presente, perché non è storia, è lì, viene combattuta in Ucraina, d'accordo? Allora, questa visione teleologica di uno spazio politico come quello europeo, cioè destinato alla pace, in cui l'orologio della storia ha scoccato l'ora fatale, pace, e tutto ciò che perturba, no? Questa cadenza, gong, gong, pace, è fuori dalla storia. No. La gente crepa in Ucraina sotto i missili. Ci sono soldati che ammazzano altri soldati e civili. Non è fuori dalla storia. È nella storia.
non è fuori dalla storia. Le minacce anche termonucleari che ogni tanto vengono, no? Come dire, ripristinate nel gioco diplomatico per risolverla questa guerra, non sono fuori dalla storia, in questo senso è una estrema attualità dove è stato detto, no? Sono storia. Dunque, prima, e qui l'elemento normativo del mio, finora ho cercato di essere sufficientemente analitico, l'elemento normativo di questo primo passaggio della mia analisi sulla guerra all'Europa oggi è il seguente. La pretesa di espellere, no, l'ombra della guerra, il problema della sicurezza, da uno spazio politico come quello europeo, porta con sé l'espulsione della politica. L'espulsione della politica è un dato, come dire, non dato, astorico. La politica ritorna, e con la politica torna il problema della sicurezza, e col problema della sicurezza ritorna la guerra, e infatti è alle porte dell'Europa. La politica dell'allargamento dell'Unione Europea si è trasformato per la prima volta nella storia, pur breve, dell'Unione, un ventennio, diremo così, da fattore di stabilizzazione delle relazioni internazionali europee a fattore di destabilizzazione dell'ordine internazionale. Prima volta. La nostra generazione, i viventi, diciamo, sono i primi che possono assistere a questa contromarcia della storia, direbbe la Merkel, che ha appunto detto, ma anche il presidente Obama, no? È fuori dalla storia, la Russia è fuori dalla storia, la guerra è fuori dalla storia, che c'entra la guerra in Europa? No? Assistiamo noi a questo, come dire, a questa controstoria della realtà politica. La realtà politica oggi ci racconta una storia che avevamo immaginato anche durante le guerre jugoslave. Ci sembrava strano bombardare Belgrado, oppure che a Srebrenica ci fosse qualcuno che potesse infilare, no, 8.000 persone nelle fosse comuni in 48 ore scarse, no? Così, ovviamente, fosse, come dire, non fosse un problema politico dell'Unione Europea. Però, va bene, oggi non è più così, perché in quella guerra, la guerra sul fronte orientale, l'Unione è coinvolta, l'Unione è agente e forse l'Unione è con causa. Sottolineo, questo ultimo aspetto analitico è un punto interrogativo, no? Lo scopriranno gli storici. Noi però sappiamo questo. Sappiamo anche, questo dovrebbe interessare gli studenti di filosofia, c'è un altro aspetto, che nella genealogia dei declini e delle nascite, no? Lo Stato in declino, lo Stato che nasce, che vive, muore, risorge, no? Nella genealogia dei declini delle fasi storiche, la globalizzazione, no? Che si lascia dietro la logica di potenza, una retorica molto alla vogue, alla page, quella della globalizzazione, un aspetto di quella retorica, cioè della politica immateriale, della politica virtuale e di conseguenza del declino dello Stato, perché dello Stato? Perché declino del territorio, no? Internet, la rete, tecnologie, start-up, aerei supersonici, bassa tecnologia, grande resa attraverso gli oceani, con le informazioni, con le merci e con tutto il resto, tutto questo produce il declino del territorio, no? Che contano i confini. Per di più in Europa, dove sono stati tutti abbattuti. Dunque, che contano i confini? Niente. Il capitale, le merci attraverso i confini. Retorica della globalizzazione, le informazioni attraverso i confini, dunque i confini sono ormai virtuali, essendo il confine l'elemento centrale dello Stato, no? Il territorio, gli stati sono in declino, essendo gli stati in declino, quella porzione di territorio che gli stati racchiudono nei loro confini è anch'essa in declino, ergo il territorio che conta in politica, chi combatte per la terra? Dicono gli europei, l'occidentale. Un po' stranamente, perché a Gaza si combatte la mattina, la sera, da 48 per la terra, no?
però si dice così. Si dice così. In Asia centrale, 91-92, nasce un nuovo sistema di stati che assomiglia alla nostra Europa dinastica del 600, l'Asia centrale, gli stati centrasiatici, no? Kazakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan, che hanno confini, guardie nazionali, monete nazionali, territori nazionali, inni nazionali, tutto ciò che non c'era prima, no? Popoli nomadi, congelati da 70 anni di Unione Sovietica, che era pur sempre una federazione. Ebbene, lì nasce un nuovo sistema di stati, ma in Europa si continua a dire, ma il territorio è in declino, che conta il territorio? Che contano gli stati? Vabbè, ok. Jugoslavia si combatte sul territorio per vivere e morire. Vivere e morire. Non si cede un metro. E questo cade in Europa. E tu continui a dire, boh, questi vedono il declino del territorio, il declino dello Stato, soprattutto l'importanza declinante ormai, definitiva, del territorio come concetto politico e come elemento di conflitto. Bene. L'annessione della Crimea credo seppellisca almeno quello, questa distorsione della politica internazionale. Ed è il terzo punto, fatto storico anche questo. Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale la mappa dell'Europa politica è già cambiata tramite l'uso della forza. La Russia ha combattuto, in realtà senza morti, almeno in quel caso, ha invaso in spregio di qualsiasi norma del diritto internazionale, ovviamente, il territorio dell'Ucraina e ha strappato a uno Stato sovrano una parte di territorio, senza colpo ferire, questo è un dato che può interessare altri, non tanto noi, perché a noi ciò che interessa è la mappa politica dell'Europa è già cambiata e il territorio dell'Europa ha una diversa organizzazione per la prima volta alla fine della Seconda Guerra Mondiale grazie all'uso della forza, no? Diretto, so come dire, non è il Kosovo, neanche la guerra jugoslava è venuta nei confini delle ex repubbliche. Noi ci ritroviamo in una fase politica in cui si è combattuto per il territorio e si combatte per il territorio, no? Donbass e tutta la parte dell'est dell'Ucraina è un territorio in disputa tra la Federazione Russa e il legittimo governo ucraino e gli europei e gli statunitensi che sostengono naturalmente questo processo di guerra e di pace, come dire, questo mix fatale. Questo è stato benissimo detto, non aspetta mai a dirlo prima di me. Quindi l'età postmoderna a qualcuno può sembrare tale, ma a qualcun altro no. A chi analizza la mappa dell'Europa c'è poco di postmoderno nell'annessione dell'Ucraina e nell'annessione dell'Ucraina dell'Est naturalmente e della Crimea. E c'è molto di moderno, prima ho parlato con due studentesse, i vostri colleghi, che fanno storia medievale, che per loro va dall'età tardantica al fine del Settecento. Un po' strano, ma è così. Ecco, questa vicenda che noi stiamo vivendo, questa vicenda che noi stiamo vivendo appartiene a quell'età lì, l'età che i politici, ovviamente quando citano i grandi statisti d'Europa, grandi è un eufemismo, li cito perché loro contano, non io, naturalmente, questo lo dico solo perché sia chiaro, non è né uno sberleffo né altro, è che quello è il dato politico. Il dato politico è che questa età postmoderna in cui il territorio nulla più conta, in cui è dematerializzata la politica, e persino la politica nulla più conta perché ciò che conta è la dimensione economica, i flussi, no? I flussi amministrativi. Questa età postmoderna in cui appunto la politica scompare e resta solo l'amministrazione, no?
non la burocrazia che dovrebbe mettere Weber, quindi di nuovo la politica, l'amministrazione, anche c'è l'amministrazione in effetti, mi viene in mente lui, però ci siamo capiti, l'amministrazione stile non voglio sembrare Giulio Tremonti, ma non mi viene un'altra parola, stile Bruxelles, perché ho molti colleghi che sono tutti economisti, no? L'amministrazione che parla di un, appunto di una fase storica, la nostra, come se appartenesse a un luogo che non c'è, dunque l'utopia. Allora, questo insieme di elementi, qui torna la parola cruciale, utopia, ma in una chiave differente. Questo insieme di elementi che ho voluto dirvi ci parla della guerra come un fatto reale, di un fatto concreto, dunque combattuto, oggi, e dunque molto ben presente, che però ha una radice politica essenziale, politica. Meglio, a politica, perché la tesi centrale di questo intervento è che proprio la latitanza di una visione politica, propriamente politica, ha contribuito e contribuisce tutt'oggi a produrre conflitto internazionale e guerra. Chiuderò con altri due esempi che sostengono, mi sono venuti in mente adesso, insomma, sono forzature dal punto di vista di quello che ho detto. Quello che ho detto, insomma, ci rifletto da tempo, è scritto anche, peraltro queste cose sono in Inter, su Treccani, mi ha chiesto, c'è uno spazio che si chiama Piazza Enciclopedica Multimediale, questo portale da Treccani, e lì ho fatto dei brevi interventi per mettere a fuoco il presente, perché si fa così, si scrive, no? Quindi sono cose abbastanza salde su cui credo sia conveniente soffermarsi, quindi io l'ho fatto, non voi, ma io l'ho fatto. Di questa visione apolitica sembra far parte anche l'altro aspetto centrale che riguarda la guerra alla nostra periferia, la guerra di Libia e la guerra in Iraq. Su questi temi non mi fermo, perché al massimo ne possiamo discutere molto volentieri. Non è molto diversa dal punto di vista della sua radice una visione teleologica della politica che crede che il conflitto, il problema della sicurezza sia espulso per sempre, è una visione teleologica che crede che combattere la guerra non corrompa anche i propri principi, che quindi si possa ammazzare il tiranno ovunque, da Baghdad a Tripoli, e che questo produrrà un salto nella storia, un salto nella pace, nella democrazia e nello sviluppo. Questa è un'altra visione teleologica che appartiene ai nostri stati, agli stati che combattono, che hanno combattuto queste guerre, e di questa visione teleologica gli effetti perversi sono appunto anche in questo caso sotto gli occhi di tutti, no? Effetti perversi, non intenzionali. Grazie. Vi libero da questa sospensione di riflessione. Ho commesso per la mezz'ora, scusate.